Cari pellegrini, anche per quanto riguarda questo editoriale, voglio continuare ad offrirvi qualche riflessione brevemente sulla devozione al cuore di Gesù, devozione al cuore di Gesù che soprattutto si esprime nel mese di giugno. Ebbene, prendiamo in considerazione il rapporto che esiste tra amore e verità, tra verità e amore. In Dio coincidono totalmente amore e verità e amore. Ora vedete, non può esistere un amore senza la verità. Non può esistere un amore senza la verità perché un amore che non fosse giudicato dalla verità diventerebbe il contrario di se stesso. E non a caso noi oggi patiamo tante conseguenze in negativo di questa sorta di distacco, di allontanamento dall'amore nei confronti della verità. Pensiamo a quante espressioni ci sono del tipo ma se uno lo fa per amore, no? Che andrebbero a giustificare anche cose assolutamente negative. Pensate al cosiddetto amore tra virgolette, amore omosessuale, oppure a tante altre forme di degradazione. Dice vabbè, ma l'amore si giustificherebbe con se stesso. L'amore non si giustifica con se stesso, l'amore deve essere sempre giudicato dalla verità. Tant'è vero che lo abbiamo detto in altre circostanze, allora potremmo dire lo stesso per quanto riguarda alcuni criminali della storia. Per esempio Hitler avrebbe fatto quello che fece perché per troppo amore nei confronti della razza ariana, oppure Stalin fece quello che fece per troppo amore nei confronti della rivoluzione comunista, Robespierre per troppo amore nei confronti della rivoluzione che lui riteneva di dover proteggere da determinate insidie che ne potevano compromettere il compimento. Allora vedete come l'amore deve essere sempre giudicato dalla verità. Un amore che prescinda dalla verità diventa il contrario di se stesso. Ma nello stesso tempo la verità deve completarsi nell'amore. Una verità che non si completi nell'amore in realtà diventa una sorta di verità monca. Ecco, pensate al personaggio di Lucifero. Lucifero conosce, per quanto una creatura possa conoscere, ma conosce di fatto la verità. Conosce bene la teologia cattolica, ma dove sta Lucifero? Lucifero sta nel profondo dell'inferno, perché pur conoscendo non ha amato. Allora vedete, la devozione al cuore di Gesù ci ricorda anche questo, cioè ci ricorda il rapporto, il legame meglio, inscindibile, cioè che non può essere scisso, tra verità e amore. L'amore deve essere giudicato dalla verità, ma nello stesso tempo la verità deve completarsi necessariamente, non in maniera opzionale, ma necessariamente nell'amore. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi saluto caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.